A Natta la situazione non è delle migliori da quest'anno che è stata introdotta la riforma. A Natta sono cambiate parecchie cose e naturalmente non in meglio. È stato il liceo scientifico tecnologico, viene chiamato ora liceo scientifico alle scienze applicate, ma non ha nulla, è assurdo perché non ha nulla di applicato, perché è proprio solamente un nome. L'unica differenza da un altro liceo normale è che non c'è il latino. Fanno pochissime ore. E non hanno nessun laboratorio. Stesso problema lo ritrova anche l'ITIS, che comunque da 36 è passato a 32 ore e sono state toccate esclusivamente le ore di laboratorio. Hanno diminuito queste ore di laboratorio e quindi il loro diploma ha perso di molto valore. Poi nella scuola, legato alla riforma Gelmini, c'è il problema con l'orario da 60 minuti, è un orario che è diventato più pesante per tutti gli studenti, anche perché è stato accorciato l'intervallo di 10 minuti per poter far coincidere le varie ore. E 60 minuti che spesso per molte classi, soprattutto per il triennio, che si ritrova a fare 6 ore, vuol dire fare 3 ore, 10 minuti di pausa e altre 3 ore. Nella scuola rispetto all'anno scorso identifichiamo come problema proprio la mancanza di laboratorio. È una cosa vergognosa perché sì, io ho scelto Annatte perché c'erano parecchi laboratori ed era un liceo. Ora non posso più dire questo, uno studente di prima non può più dire questa cosa. Uno studente dell'ITIS esce che prima l'anno scorso aveva una certa preparazione. Quest'anno invece, da quando inizieranno a uscire quelli del nuovo indirizzo, non potranno dire io so fare le cose a livello pratico, io so quello che c'è scritto sul libro, potranno solo dire. Inoltre, con la riforma Gelmini che prevede un tetto di 30 alunni per classe, cioè un tetto di 30 alunni ce l'abbiamo con quasi tutte le classi delle prime, in quasi tutte le seconde e in quasi tutte le terze. Abbiamo una media di 27 persone per classe su tutto l'istituto e io sono in quinta e siamo in 18 in classe, tutte le quinte hanno una media di 20. Il problema è che non sono cambiate le aule che si utilizzano, anzi sono aumentati gli spazi, cioè l'utilizzo di aule piccole perché abbiamo avuto un incremento di 5 classi in più in un anno, perché molti più si sono iscritti. E sono stati adattati spazi che prima erano sgabuzzini o comunque piccole aule per riunioni con nuove aule. Come collettivo Don Quixote, come comitato studentesco, ci stiamo muovendo per ottenere nuovi spazi, innanzitutto, andare magari in spazi del Paleocrepa che ha perso alcune aule, ottenere e poi sistemare i problemi legati agli orari. Sono riuscito a concordare comunque dei laboratori per il liceo, a differenza di altri licei scientifici e le scienze applicate, con la dirigenza, però sono sprovvisti di insegnanti di laboratorio. Di sicuro non ci fermiamo qua perché la pesantezza delle lezioni, la pesantezza di questa riforma la stanno sentendo tutti gli studenti. Avevamo delle gite molto valide noi a scuola gli anni precedenti, dove si andava a fare laboratorio sul campo, andavamo all'Isola d'Elba, andavamo ad Arezzo e facevamo laboratorio sul campo. Ora non si possono più fare queste gite perché gli insegnanti non sono più pagati per accompagnarci. Praticamente la riforma Gelmini, il governo attuale, ha visto che le ore di laboratorio costavano il triplo di un'ora di italiano, essendoci tre insegnanti per aula, cioè tre insegnanti per ogni classe, il tecnico, l'insegnante teorico e l'insegnante pratico, inoltre un costo nel materiale che viene fornito alla scuola, e proprio per questo, per eliminare essenzialmente soltanto i costi, è stato tolto ciò che costava di più. Allora, innanzitutto la riforma Gelmini ha colpito tutte le scuole che avevano dei laboratori essenzialmente. Alcune scuole, come ad esempio Lussana, per evitare questo sfacelo dei loro laboratori, hanno deciso cioè di instaurare un liceo scientifico sperimentale paritario. Praticamente non è più scuola pubblica, ma è una scuola paritaria, quindi una via di mezzo. Gli insegnanti sono rimasti gli stessi, gli studenti sono rimasti gli stessi, la dirigenza è la stessa. Però l'unica differenza sta nel fatto che gli studenti devono pagare una retta di 300 euro all'anno esclusivamente perché è una scuola paritaria. A differenza di noi del Natta, che abbiamo una retta di 150 euro e sarà sempre diminuita visto che diminuiranno le ore di laboratorio. È assurdo pensare che una scuola debba per forza, per poter tenere un indirizzo valido, attivo, trasformarla in una scuola paritaria.